Benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere un coltello della Due Boi, un'azienda di Maniago fondata da Pietro Rosa nel 1884. Andiamo a vedere il coltello, come è fatto. Ha una sua bella scatoletta completamente rossa ed è protetto da una semplice bustina di plastica. Le guancette sono in legno d'olivo. Per i miei gusti magari è un pochettino scuro, ma è abbastanza elegante. Questo coltello è un coltello che si può utilizzare benissimo in campagna, nei campi o anche per tutti i giorni in cucina. Diciamo che è spartano, ma nello stesso tempo elegante. Ha dei liner in ottone, OT63, e invece i rivetti, sempre in ottone, sono in OT65. La lama è realizzata in acciaio Bohler 690, quindi è veramente un buon acciaio. È uno slip joint. Sul lato sinistro troviamo il marchio sul talone della lama, cioè il marchio dei due buoi. E invece sul lato destro troviamo le caratteristiche dell'acciaio. È un acciaio Bohler, come dicevo, temperato a 60 HRC. Trovare un acciaio 690 in questo tipo di coltelli è abbastanza, tra virgolette, anomalo. In genere si trova nei coltelli più importanti, ma su questo tipo di coltelli sembrerebbe un po' più difficile. Comunque, veramente un buon acciaio. Vediamo come si comporta col cutting test. Perfetto. Essendo uno slip joint, ha un'unghiatura per l'apertura. Ovviamente, su alcuni materiali come si comporta. Tagliamo questi due cordini. La lama, devo dire che è veramente aggressiva. Proprio lo sento sotto le dita che aggredisce. Veramente aggressiva, sì. Bella, veramente bella, veramente. Mi piace tantissimo. Vediamo se questo straccio lo mettiamo più con più strati, vediamo come va. Diciamo che devo mettere nemmeno tantissima forza. Veramente bello, è una buona filatura della casa. Poi l'acciaio N690, come dicevo prima, temperato a 60 HRC, insomma, ha una durevolezza abbastanza elevata. Questo tipo di coltelli, il Due Boi, ha una garanzia a vita sui difetti di costruzione. Oltre alla normale garanzia di legge, ha proprio questa garanzia a vita sui difetti di costruzione. Quindi diciamo che siamo abbastanza protetti su questo. Cioè la molla, voglio dire, è abbastanza dura, diciamo, ha un bello scatto. Non ha evidenti giochi, forse un pelino, ma
Sì, sto notando anche un piccolo spazio tra i liner e la molla. Diciamo, non ha un assemblamento, non è stato proprio assemblato in modo perfetto. Comunque, essendo un coltello da lavoro, è più che sufficiente. Andiamo a vedere un po' le misure. Misura totale 100, spostando, misura totale 189 mm, misura della lama 84 mm, misura del tagliente è di 75 mm. Lo spessore è di 3 mm, l'altezza invece è di 10 mm, 10 mm e mezzo circa. Andiamo al peso. Grammi. Ottimo, da tenere in tasca, da portare anche nell'escursione, perché no? Vediamo un po' il taglio. Ragazzi, veramente taglia veramente bene. Coltello economico con un acciaio veramente dei migliori. Sì, ovviamente adesso è un po' soppiantato dagli acciai da polvere, diciamo, però questo qui su un coltello spartano dice la sua. Ok, ragazzi, questo è tutto. Un saluto ai miei iscritti che mi guarda e al mio prossimo video.